comitato Risorgi Sirena c'è amarezza per i 4 anni di lavoro vanificati dalle ruspe. Quello di oggi voleva essere un dibattito con il palazzo ancora integro alle spalle, invece non è stato così. Diciamo che la popolazione di Francavilla è rimasta un po' dietro, anche perché non tutta la popolazione di Francavilla è legata a internet e molte persone non sanno nemmeno che l'edificio è in corso di demolizione. Però è importante rilevare la mole di lavoro che è stato fatto, il sacrificio materiale e immateriale che è stato dedicato da tutti i componenti del comitato, riunioni, lavoro, era proprio un secondo lavoro per tutti noi e siamo particolarmente orgogliosi di averlo fatto. Siamo certi che c'è un motivo per cui questa data del 23 agosto non ci sia più l'edificio. La loro indisponibilità in quanto a quella data sarebbero stati in ferie e sarebbero rientrati tutti tra il 18 e il 23 di agosto. Che giorno è oggi? Oggi è 23 agosto. Mancando il numero legale, l'architetto Gizzi, che è il segretario regionale della soprintendenza dell'Aquila, aveva suo malgrado dovuto comunicare questa indisponibilità e l'impossibilità di riunire la commissione regionale.